carissimi amici, devoti di San Giovanni Battista, sta per arrivare un appuntamento atteso e desiderato, la festa del Santo Patrono di Lancusi, che coinvolge tutta la comunità di Lancusi Bolano, e viviamo questa attesa perché Giovanni il Battista è un grande santo. Indica presente nel mondo l'agnello di Dio, in un mondo di apparenze, in un mondo di, diciamo, di supremazia. Giovanni Battista ci indica una strada molto bella, invece quella dell'indicare l'altro, dell'accoglienza, della misericordia. Stiamo vivendo appunto l'anno della misericordia e San Giovanni Battista, anche con toni forti, ci invita a vivere questa realtà straordinaria che è il perdono. L'appuntamento è domani, festa liturgica di San Giovanni Battista, la sua natività, con le messe a partire dalle 6 ogni ora e poi in serata la messa solenne vespertina. C'è anche un momento di festa con uno spettacolo organizzato, ecco, dal Comitato Festi in collaborazione con una scuola di ballo. Ci sarà anche una nota artista, Cecil Gale, e quindi tutti gli amanti della musica, soprattutto del latinoamericano, possono venire venerdì sera in piazza. Poi c'è sabato sera con un altro momento di festa e poi domenica le messe a partire dalle 7:30 si susseguiranno fino alle 11:30 e poi in serata, prima della solenne processione, l'altra messa vespertina. E poi lunedì sera anche la conclusione, un momento diciamo di festa, allieterà anche la serata. I festeggiamenti sono non in tono minore ma sull'essenzialità, perché abbiamo un grande sogno, un grande obiettivo, che è quello di iniziare i lavori di restauro, ristrutturazione della chiesa di San Martino. Ecco perché, diciamo, tutti i proventi, ecco, andranno per questa opera. Abbiamo bisogno di rendere usufruibile la nostra chiesa anche con diciamo dei locali più idonei. Quindi questa festa di San Giovanni si caratterizzerà per la sua essenzialità. Questo non significa, in tono minore, chi fa la festa, diciamo, è l'uomo che si incontra con Dio attraverso, ecco, l'esempio e la testimonianza del Battista. Non è un fatto puramente coreografico o esteriore. La festa per noi cristiani, lo ribadisco, è incontrare Gesù e sentirsi nell'abbraccio trinitario e vivere aperti agli altri, manifestando loro tenerezza, misericordia e solidarietà. Un abbraccio a tutti, ciao amici e devoti di San Giovanni.